benvenuti alla seconda puntata di Mi alleno nelle migliori palestre al mondo. Dove sono? God's Gym. Se sei un appassionato di bodybuilding, sicuramente non te la devo presentare. Tutto ebbe inizio con lui, Arnold, nella Golden Era, e oggi vediamo com'è messa questa palestra. Andiamo. La Gold's Gym ha un bellissimo ingresso. Subito dopo l'ufficio abbiamo un'ampia zona cardio, andando a sinistra abbiamo la posing room, uno spazio dedicato agli attrezzi a pacco pesi che dà l'accesso all'area esterna per gli allenamenti. Tornando all'interno abbiamo un'ampia sala attrezzi con una lunga rastelliera e in fondo la zona dedicata ai fondamentali. Dall'ingresso, se andiamo a destra invece, troviamo un ampio spazio per allenamento funzionale e non solo, e anche questa zona dà l'accesso ad una seconda area esterna. Iniziamo il nostro allenamento. Prime impressioni, bella palestra, molto sistemata, ci sono molti attrezzi di qualità soprattutto. Anche la panca piana, adesso state vedendo l'immagine di come è scorrevole, come si autoregola. Inizio dalla panca piana per due motivi: è pienissima la palestra e sono circa 8 mesi che non faccio la panca piana, quindi perché no? Proviamo. In realtà faccio la panca piana per 3 motivi, perché voglio farmi insultare un po' da voi. La panca piana è sempre un esercizio molto polemico e puntualmente vengo insultato dai powerlifter, quindi così oggi mi voglio far del male da solo, quindi haters, insultatemi. Adesso faccio giusto 2, 3, 4 serie di avvicinamento fino ad arrivare all'ultima, quella pesante davvero, e lì ci scassiamo. Faccio schifo, li ho sentiti più pesanti di quanto mi aspettassi, e non solo, puntualmente ogni volta che li ripeto sento un pizzico qua, però vabbè, cambiamo i piani. Visto che non ho uno spotter, farò un carico medio, non eccessivamente alto, con del dead stop, quindi un fermo al petto, e risalgo come serie, diciamo, lavorativa, ok? Ok, l'ultima serie pesante l'abbiamo fatta, non era poi così pesante, però non ci lamentiamo. Dopo quell'ultima pesante possiamo aggiungere un back off set, quindi una serie più leggera con un carico minore, dove controlli soprattutto l'esecuzione, cercando poi di colpire altre fibre con un range di ripetizione un po' più alto. Quindi noi, una volta che ci siamo tolti da mezzo la serie pesante, poi dopo diventa un contorno per finire. Ce la fa, bene il lavoro. Scaricate gli attrezzi, non fate gli infami. Quindi, quando finite un esercizio dovete scaricare, non importa se carichi 2 kg, 5, 200 o 500,
scaricate gli attrezzi. Secondo esercizio facciamo croce ai cavi e croce alla macchina. Questa non l'ho mai provata. Il vantaggio di fare le croci, soprattutto in attrezzi così, è quello di non avere un punto morto, mentre quando fai con i manubri chiudendo sopra crei un punto morto di riposo, qui riesci a mantenere la tensione sempre continua. Hai visto che ho tolto la pump cover? Sì. Perché? Perché stai in pump adesso. La strategia è, quando non sei nel tuo habitat, arrivi in pump cover, dopo il primo esercizio togli la pump cover. Fine. Quindi ai cavi abbiamo fatto un range di ripetizioni 10-12 non al cedimento, qui 10-12 con massimale isometria, quindi con range più ridotto, cercando di mantenere la contrazione. Un minuto, altre due serie così. Ci avete fatto caso che al cedimento non arrivi all'improvviso, mentre chiudi una ripetizione l'altra non la chiudi più. Il cedimento è sempre graduale, da che riesci a farle complete, poi hai difficoltà, poi riesci a farlo ma pelo pelo, poi arrivi a un certo punto che non riesci più a chiudere. Quindi facci caso, se quando ti allini arrivi all'improvviso, devi fare 12 ripetizioni, che chiudi la dodicesima, 11, 12, non si è arrivato al cedimento. Ora voglio accorciare un po' i tempi aumentando l'intensità. Farò una singola serie pesante con 3 punti di cedimento, scalando il peso in ogni serie. Quindi parto con 6 ripetizioni pesanti, scalo 6 pesanti, scalo 6 pesanti, e sarà una singola serie così. Comunque la rasselliera qui è molto più fornita di quanto mi aspettassi, arriva fino a 100 kg, quindi bene, non me l'aspettavo. Non so se ci avete fatto caso, sui primi esercizi si carica un po' di più con un range di ripetizione un po' più basso, poi verso la fine aumentiamo le ripetizioni. È proprio quello che farò adesso. Su questi cavi 10 ripetizioni con i gomiti stretti, 10 a croci, 10 a spinte. Facciamo 3 serie così per finire del tutto con il petto e attacchiamo le spalle. Thank you.
devo dare al pallone, giocare a pallone. Pure mio padre, sempre detto. Che cazzo ti alleni a fare? Ultimo esercizio per il petto, facciamo 3 serie così. Andiamo a colpire tutte le tipologie di fibre allenandosi così. Si chiama una sorta di scheda ibrida dove basse ripetizioni all'inizio e più vai avanti. Passiamo avanti. Più vai avanti, più alzi le ripetizioni. Altre 2 serie così, riposo molto molto breve, 30-45 secondi e ripartiamo. Qui il carico è fisso, l'obiettivo è solo pump. Un bel attrezzo questo, molto estetico, non penso mi piacerà. Non lo so, dovrei testarlo. Io sono abituato all'hammer strength, quindi qualsiasi sorta di remata così non mi appassiona tanto, però molto bello da vedere qui con questa scritta. Facciamo le spalle. Qui ho visto che hanno questa linea Pure Craft, alcuni attrezzi sono molto molto belli, ma non solo belli, hanno una meccanica molto funzionale, altri un pochettino meno, tipo la wide, la chest press, l'incline, non li sento tanto bene, non so se è perché sono abituato alla panatta, techno, gym, li sento diverso, però alcuni invece sono molto belli, tipo alzate laterali eccetera. Ora per le spalle facciamo giusto un po' di alzate laterali. Ce la faccio, Mirko? Faccio. Sono amico, sì, ce la faccio. Ce la fai? 25-30 ripetizioni a volo. Ora non voglio sforzare. Va bene. Provo questo attrezzo per le alzate laterali, molto bello. Ogni volta che dico molto bello penso a Armando. È molto bello. La linea Gym 80, la stessa dei manubri dorati. Qui, come sapete, quando faccio spalle e petto cerco sempre di fare un range di ripetizioni maggiore, quindi farò tra 15 e 20 qui, affiancando un altro esercizio sempre di alzate laterali con i manubri. È la prima volta che lo provo. Il vantaggio è che non perde tensione, solitamente molti attrezzi in contrazione perdono tensione, questo non perde e ha il braccio che si regola, quindi questo è anche un vantaggio. Aumentiamo giusto un po' il peso lì, continuiamo a lavorare con le ripetizioni alte, qua lasciamo così, altre 2 serie, quindi 3 in tutto. Ci sono tantissimi attrezzi per il dorso, ne ho contati almeno 12-13, diverse varianti, diverse impugnature, molto molto ben attrezzate. Diciamo che qui trovi sia una linea più leggera, più commerciale, che comunque ci vuole, e comunque degli attrezzi per chi si allena pesante pure, quindi ci sta, mi piace. Un consiglio: quando iniziate una serie e ve ne accorgete che comunque è un carico medio-basso, cercate voi di rendere quel carico pesante. Io se accelero ne faccio 50, rallentando l'esecuzione sono io ad isolare il gruppo muscolare che mi interessa, rendendo il carico pesante, ricordate. Cedimento, vedi? Ho aumentato il carico lì, qui l'ho lasciato invariato, curando l'esecuzione qui sono arrivato prima al cedimento. Questo è l'obiettivo. Terzo e ultimo esercizio, di nuovo alzate laterali. Perché? Noi quando facciamo il petto coinvolgiamo già i deltoidi anteriori. Quindi se conti tutti gli esercizi che ho fatto per il petto, ne ho fatto 1, 2, 3, 4, già 4 esercizi coinvolgendo l'anteriore. Quindi quando affianco spalle e petto cerco di dare priorità alla parte laterale e quindi faccio tutte le alzate laterali possibili.
Tre serie 12-15 finite, possibilmente senza riposo tra una e l'altra, e ora chiudo l'allenamento di spalle con una tecnica molto utilizzata, i DC stretch. Quindi per ogni gruppo muscolare si inserisce un esercizio di stretching con sovraccarico. Così facendo riesce anche a migliorare tutto ciò che riguarda l'aspetto delle articolazioni, i tendini, per riuscire ad evitare anche le lesioni e non solo. Lo stretching inserito così con un sovraccarico a fine allenamento ce la fa. Ti aiuta anche a creare più lesioni al muscolo. Quindi alla fine è come se fosse un esercizio in più quasi. Spesso ricevo molte critiche da tantissime persone che pensano poi di attaccarmi, quando in realtà non capiscono che magari attaccandomi stanno attaccando anche la storia, tutto ciò che riguarda i migliori coach del bodybuilding. In questo caso i DC Stretch, molto 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 utilizzata da Jordan Peters, non solo da John Meadows. E quindi qui stiamo solo parlando dei migliori coach con delle evidenze scientifiche e più risultati sul palco. Quindi magari prima di commentare una qualsiasi cazzata, informatevi. Io, da quando ho inserito dei DC stretch, che alla fine questo è, alla fine di ogni gruppo muscolare, un esercizio di stretching con sovraccarico e da lì provi a progredire con i tempi, quando superi un certo limite di tempo che mantieni lo stretch, aumenti il carico. Vedo molti più risultati, non solo a livello estetico, ma anche articolare e di mobilità. Facciamo un esercizio di pump per i tricipiti, tre serie tra 15 e 30, quindi un range di ripetizione abbastanza medio-alto, e chiudiamo così. E qui facciamo l'ultimo esercizio per i tricipiti, sempre con un range di ripetizione abbastanza alto. Faccio dip machine, questo attrezzo non l'ho mai provato, quindi vediamo, spero di non dover caricare tutto l'attrezzo, però proviamo, siamo qui per questo. Un piccolo consiglio che per molti può sembrare una cosa scontata, tanto è leggera, mo che ho iniziato la faccio e poi aumento. Quando fate le parallele, se vi posizionate dritti, il coinvolgimento sarà maggiore sui tricipiti. Nel momento in cui ti inclini in avanti, tocchi leggermente di più le fibre dei pettorali, quindi qua possiamo aumentare. Basta immaginare quando fai dei piegamenti, sei in orizzontale, coinvolgendo il pettorale, più ti metti dritto, più sposti la tensione dai pettorali, aumentando il sovraccarico sui tricipiti. Abbastanza leggero come attrezzo, considera che a fine allenamento ci sono 80 kg, però vabbè, mo aumentiamo. Leggero. Allora, secondo me non sono io che sono forte, è l'attrezzo che è leggero. Ci sono 80 kg al lato. Vedi, una cosa importante, quando ti alleni una palestra che non conosci, approcciati pian piano cercando di capire effettivamente come funziona l'attrezzo. Vedi, io pensavo 20 e 20 bastassero, invece no. Ora questa dovrebbe essere la serie, diciamo, effettiva, ma anche se magari sento il carico leggero, cercherò di rendere il carico pesante con quel discorso che vi ho detto con le alzate laterali. Facciamo un drop set, scaliamo e riparto. L'ultimo. Finito, ci hai fatto caso che facevo le prime ripetizioni leggermente più dritto, cercando di usare il tricipite. Nel momento in cui il tricipite mi abbandona, inizio ad inclinarmi
coinvolgendo anche il pettorale o quel poco che è rimasto del pettorale. Allenamento finito, riprendo fiato e ne parliamo. Considerazioni finali: una bellissima palestra, molto più grande di quanto mi aspettassi. Lo staff veramente molto gentile, educato e professionale. Sinceramente non ho trovato note negative. Noi qui siamo ora nella zona functional, pulita come palestra, tantissimi attrezzi, quindi sicuramente se sei di Milano e ti alleni qui ritieniti molto fortunato, e se non sei di Milano ma passi per Milano sicuramente devi venire qui. Ciao. Aspetta, mi sono dimenticato una cosa. Stai riprendendo? Iscriviti al canale, metti like.